Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io non sono Sanser e benvenuti nel mio canale. Oggi sto na chiavica, ve lo dico prima. Non so... Eden, ok. Non so come finirà questa daily. Partiamo con Diplovia, Rola e Alo. E senza pillole, strano. Con un sacco di soldi, subito. O Swallow It Penny. No, un sacco di soldi, ok. E una chiave. Non è una stanza. Non è un piano doppio, vero? No. Una batteria. Chissà che cosa possiamo andare a duplicare, però. Ma va a cacare, dai, su. Hermit, lo useremo a fine piano. Abbiate fede. Sperando che ci sia un cuore blu. Dammi qualcosa di figo. Celtic Cross. Quello lo prendiamo a fine piano. Quello lo prendiamo dopo, tanto sicuramente qualche danno scappa. Contro una versione campione, in teoria, a meno che non ci colpisce col suo corpo, non dovrebbe essere così facile per lui colpirci in realtà. Ok, il mezzo cuore l'abbiamo recuperato. Magari ce lo leva direttamente il cuore, invece no, ce n'è un altro. Ci abbassa il danno, però ci ha abbassato anche il tears delay. Quindi è come se avessimo avuto un tears delay. Ok. Quindi usiamo The Hermit per capire se addirittura possiamo azzardarci. Cazzo, non ci voleva perdere quelle monete. A prendere ta. Strength è abbastanza inutile. Farei così. Mi sa di no. Head of the Keeper. Non ci basta comunque. Stanze le abbiamo finite. Niente, possiamo scendere a sto punto. Ci prendiamo questo cuore di fede. Ci prendiamo questo cuoricino e ce ne scendiamo. Peccato. Avrebbe rivoluzionato la run probabilmente. Prendere subito Head of the Keeper sarebbe stata tanta roba. Poi che Head of the Keeper non ci droppi un cazzo di niente. È tutt'altra faccenda. Allora, potremmo duplicarli. Preferirei duplicare però il dito. Il dito è figo. Dove indica è giudice. Fa danno. Quindi possiamo indicarli. Anche se non ci arriviamo, facciamo danno. Non so se scala, non l'ho mai capito. Of space. Ah, il dito è tanta roba, ragazzi. Perché passa attraverso tutto. Si lavora adesso. Perché non ho ancora preso danno. E se c'è un cuore blu funziona. Ma porco. Va bene.
Ma mi piacerebbe avere delle bombe e non ho fatto caso. Mea culpa, mea massima culpa. Se nello shop c'era una bomba. Cioè. C'è e quindi apriremo questa. Giusto? Tutto sto casino forse non ne valeva la pena. Va bene, boss. The Hunt è quello dei ragni di The Hunt. Ok, questo in teoria non è così difficile. Ho parlato? Esatto, perché quando fa l'attacco speciale caga ragni. E i ragni si schiantano. Vediamo prima che c'è qua. Avere due coltelli. O avere un coltello senza perdere cuori. Decisamente. Cuore blu. Chiavi. Il piano è completato, quella moneta non possiamo prenderla, si scende, posto. Qua che ci dici? Poco danno sto coltello, ragazzi. Ve l'ho detto. Ora ve lo dico. Aspettiamo per le altre due. Allora, se faccio il 2x1, sì, se no no. Metto la bomba qua, faccio il 3x1 almeno. Ah, spegne anche i fuochi il dito, fico. Possiamo ancora farlo, vai, vai, vai. Possiamo accelerare. Non più. Cioè, possiamo accelerare. No, cioè, non più nel senso non possiamo più fare la figata, ma. Mi serve danno. Un coltello che gira per la stanza? È un po' pericoloso, ti devo dire la verità. Si rischia di prendere tanti danni, eh. Beh, non mal di io prendi per forza danno. Non ce n'è. Cazzo, non fa niente di danno sto coltello. Non so come. Non so, no. No, mi serve danno, ma tanto. Tanto è tutto insieme.
No, sui nemici che mi inseguono sono finito proprio. Sì, andiamo, andiamoci. Desan la usiamo nel momento in cui serve veramente. Cuori blu. Quanto poco danno. Non fa assolutamente niente, credo. Non credo che faccia esplodere. Oh santo cielo, veramente il dito sinergizza con Firemind. Best dito ever. Scusate, ma mi è suonato qualcosa e non so che cosa sia. Vabbè. Avete sentito anche voi, credo. Oh, riprendiamo. Allora, cuori, qui ce ne sono a strafottere. Bronca, po' come si chiama, anche no. Cos'era quella roba? Credo che cercherò di fare più danni con... Sacco di soldi. Spero che ci sia la stanza del sacrificio qua. Perché è esattamente quello che vuole il gioco, credo. Tanto bombe ne abbiamo infinite, no? Più grosso, no? Quindi giù di qua. Volare al momento non ci è utile.
Vero è che non c'è solo quello di problema, che ci abbiamo anche pochi tick. Non è qua, non è là? Oh santo, ce l'è dove? No, ok, non so dove è la stanza super segreta a sto punto. Non vengo giù di qua. Qua non può essere qua volendo. Ma ci vuole molta fantasia per metterla lì, eh. No, non c'è una stanza del sacrificio qua. No. Swarm Protector. Quantità indicibile di cuori. Ma non facciamo un cazzo di danno. Chiavi a strafottere. Qui Handgun Man sicuramente ci serviva. No, non per forza. Dai, 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 dito, dito. Questi posso infiammarli tutti. Gappized. What? Ok, adesso un po' ci siamo redenti. Penso che il dito scali. Non so che cosa me lo fa pensare. Funziona. Wow. Questo è fighissimo. Con uno che sbarella random. Infuse cutter.
No, c'è un'altra monetina che prenderò. Poi decideremo cosa fare, ma okay, qua c'è il boss, che non è la mamma ancora. Andiamo a esplorare l'altro. Quindi andiamo diretti dal boss e dopodiché speriamo che ci sia qualcosa nella prossima stanza, cioè nel prossimo piano. Il coso dei cuori ce lo dobbiamo per forza portare appresso. Isofart. Isofart? Ce la faccio. Non è fondamentale ma è utile. Qua probabilmente c'è una stanza. Ok. Vogliamo aumentare le chance del patto? Andiamo. Ciao Loki. Non so perché l'ho preso, ma tant'è. Quindi, questo in teoria è l'ultimo piano. Vediamo che cosa ci riserva. Tu mi darai dei virus, me lo sento. E invece no. Tu paura. Non ne fai. Tu nemmeno. E lì c'è la stanza segreta. Vero? Ok, qua monetine ce ne sono. Che mira. Come hai fatto a prendermi? E qua c'è il boss, ok, qui c'è mamma. Ma non è finita la stanza, però. Adesso sì. E ancora non sappiamo. Se c'è una maledettissima stanza del sacrificio lì. Andiamoci a guardare, così ci leviamo pure questo dente. Qui c'è un letto. E un bagar di chiavi. Anche no. No, non c'è niente. Finito. Sprechiamo ulteriori soldi, questo non ci interessa, a posto. Non abbiamo modo di entrare lì, le stanze segrete le abbiamo viste tutte.
quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, non siamo riusciti a fare la boss rush perché siamo estremamente lenti e quantomeno finirà in una vittoria questa partita. E siamo alla seconda di vinta di fila. Vediamo il lato positivo, almeno quello. Devo fare più di cose di coltello perché sennò. Lasciamo il coltello lì. Non prendiamo niente. Potremmo rivivere come Lazzaro, ma non ce ne frega niente. Uno schifo tremendo. Va benissimo così. L'importante è vincere queste partite, non mi aspetto niente di più. Va bene ragazzi, è stata una partita abbastanza breve, scusate per l'interruzione di metà video e ci si becca alla prossima. Ciao a tutti!